nasce da Yankee Slide e Giocasta Caff, di proprietà del signor Campanelli Urbano, per il training di Mauro Baroncini e la guida di Tommaso Di Lorenzo, con il due Teresita Wise da Equinox B e Catalina Wise, scuderia K&C del gentleman Convertini, allenata da Mauro Baroncini e guidata dallo stesso Mauro Baroncini. Tempo a disposizione per la qualifica 2.08.8 per un ragguaglio di 1.20.5 o migliore al chilometro. Le due puledre sulla retta di fronte, Teresita Wise sembra avanti a Tecla Desi, potrebbe provare ad avvantaggiarsi sull'amica nemica in questo caso. Partita la prova di qualifica con Teresita Wise avanti a Tecla Desi. Teresita Wise dunque in vantaggio, così sulla prima piegata. Il lancio si completa in 15.8, sbaglia intanto Tecla Desi, perde contatto la figlia di Giocasta Caff, che lascia così nettamente in avanti Teresita Wise. 31 netti il quarto iniziale, siamo alla media di 17.5. Davanti alle tribune Teresita Wise nettamente avanti alla compagna di allenamento Tecla Desi. Teresita Wise completa i 600 in 47 netti. Attacco della seconda e penultima piegata con Teresita Wise avanti a Tecla Desi. Probabile che queste immagini scorrano anche, ma poi anche sul circuito di Unire TV, comunque raggiungibili sempre su un canale particolare di YouTube. Secondo quarto in 32 netti, all'avanguardia sempre Teresita Wise, che rifinisce il giro in 1.18.7. Teresita Wise avanti a Tecla Desi, si avvicina a Tecla Desi, quantomeno riduce lo svantaggio nei confronti della leader, che però appronta nettamente al comando la piegata finale. 34 l'ultimo quarto, 1.33.4 per arrivare a completare i 1.200 metri. Completata la curva, ingresso in dirittura per Teresita Wise, che rifinisce i 1.400 in 1.48.2, nettamente avanti a Tecla Desi. Teresita Wise su Tecla Desi deve fare 2.08.8 come tempo massimo. Teresita Wise fa 2.02.8, 29.4 il quarto conclusivo.